Sto male, stiamo tutti male in famiglia, stiamo tutti male anche i nostri dipendenti, perché abbiamo un'attività distrutta, perché il deserto che hanno fatto intorno a noi è palpabile, è importante, è grosso, ci ha fatto perdere l'attività, ci ha fatto perdere il lavoro, ci ha fatto protestare dalle banche. Ecco, in questo momento l'Equitalia salta addosso, mi ipoteca tutto il bene immobile, Dove non memoria. riesce l''ndrangheta, riesce Equitalia. Benissimo, hai detto bene. Il danno maggiore è proprio l'Equitalia, in quanto nel momento in cui Equitalia mette le ipoteche sul tuo bene immobile, le banche ti cacciano, perché non hai più una garanzia da poter fornire. Devi rientrare da eventuali affidamenti, tutti i mutui ti vengono bloccati, non ti danno più neanche il blocchetto di assegni per poter lavorare. Qui ognuno si alza e fa quello che vuole. Non esiste nessuno. Abbiamo anche serrande bruciate. Abbiamo visto anche negozi sparati, ma denunce ne vediamo pochissime. Non c'è nessuno, tutti hanno paura, tutti si inchinano. Ecco, tutti si inchinano. Anche la chiesa in questo quartiere. Purtroppo nella mia strada, come sapete, è arrivata anche la chiesa e ho denunciato proprio il prete del quartiere perché ha favorito il boss. Ma ho subito in tutto 7 attentati a questo esercizio commerciale, perché mi sono ribellato sin dal primo giorno al sistema criminale che regna purtroppo in questa città. Non ho accettato di sedermi a tavolino con un boss e stabilire un prezzo per poter alzare una serranda. Qual è la vita del testimone di giustizia? Quando esistono e si verificano questi problemi, la vita di un testimone di giustizia diventa sempre più brutta. Già lo è per se stessa. Oggi assistiamo a una scarcerazione madornale. Abbiamo dei mafiosi in giro. Abbiamo dei mafiosi che attendono ancora il terzo grado di giudizio e tutti i giorni io li vedo passeggiare davanti al mio negozio. Tu sei stato anche sparato. Ho avuto un attentato 3 anni e mezzo fa, hanno tentato di uccidermi. Ho reagito perfino al fuoco quel giorno. Porto le ferite addosso con un segno indelebile a una gamba. Mi sono salvato grazie a un marsupio di cuoio che portavo sulla schiena. Ieri c'è stata una sentenza, la sentenza del processo che è nato dall'inchiesta, scaturita dalle tue denunce. Un processo che non è andato bene. Una sentenza che ha lasciato tanto amaro in bocca, più di quanto ne avevamo prima. Una sentenza per certi versi anche allucinante. Non si può annullare un processo così per un cavillo. In questo processo Nonnuccio ha questo capo di imputazione: false dichiarazioni durante le indagini difensive, con l'aggravante, come abbiamo visto, dell'articolo 7, per aver favorito un capozona, un presunto boss di questo quartiere. Nonnuccio io l'ho denunciato per minacce, Nonnuccio l'ho denunciato per intimidazione, Nonnuccio è quella persona che ho detto più volte, è stato quello che mi ha fatto chiudere un'attività culturale, un'associazione denominata Armos, proprio per le sue parole. Mi ha detto queste testuali parole: non avete capito che dovete chiudere, vuoi che ti bruciano il negozio di nuovo? L'hanno voluto ingarbugliare. Una domanda, chi ha avuto l'interesse? Sono gli amici dei mafiosi. Non posso fare nome e cognome perché i nomi e i cognomi si fanno in procura, ma sono gli amici dei mafiosi che fanno più danni dell''ndrangheta stessa. La politica, le istituzioni. Zero. La politica non ha fatto niente, non sta facendo niente. Io quando ho chiesto audizione al Consiglio regionale, alla Commissione anti-'ndrangheta della Regione Calabria, in quel momento si sono un po' commossi, ma non ho ricevuto mai una risposta alle mie richieste. Mi viene da pensare tanto. Perché questo Stato è assente? Perché non ci aiuta?